proprio qualche giorno fa, facendo le grandi pulizie in soffitta, è saltata fuori questa chicca degli anni 70, l'organo elettrico Bontempi ai Fuga. Figo, no? E visto che oggi andremo a vedere proprio la registrazione di tracce audio, ho pensato di farlo con questo piccolo organo vintage. Nel frattempo accertati di essere iscritto al canale e di aver cliccato sulla campanella così da ricevere le notifiche per i prossimi video. E se vuoi, se ti piacciono i miei video, metti un like o scrivi nei commenti. Le tracce audio possono contenere registrazioni fatte attraverso un microfono, ad esempio per la voce o per la batteria o altri strumenti acustici, ma possono contenere anche registrazioni di strumenti elettrici fatte inserendo il jack direttamente nella scheda audio, come ad esempio la chitarra elettrica o il basso. Le tracce audio possono contenere anche Apple Loop audio o anche file multimediali importati dall'esterno. Il nostro simpatico organetto, pur essendo elettrico, non ha un'uscita jack standard, ma ha delle uscite adeguate al suo tempo, quindi lo andremo a trattare alla stregua di uno strumento acustico, quindi microfonandolo. Prima di iniziare a registrare la traccia audio, però, dobbiamo fare un po' di preparativi. Ci dobbiamo assicurare intanto che il microfono o lo strumento o qualsiasi altra apparecchiatura audio che stiamo utilizzando, compresa l'interfaccia audio, siano collegate correttamente e siano funzionanti. Dobbiamo anche essere certi che ci sia abbastanza spazio libero nel supporto di memorizzazione che andremo ad usare. Ok, è scontato, ma non si sa mai, perché la registrazione audio comunque occupa un po' di spazio. Apriamo ora il project in cui andremo a registrare. Ho preparato per lo scopo un frammento di Más Que Nada, il famoso samba di George Ben, reso celebre da una cover di Sergio Mendes. A questo punto quindi andiamo a creare una nuova traccia audio. Sopra alle intestazioni di traccia facciamo clic sul pulsante Add Tracks, che ha un'icona a forma di più. Nella parte superiore della finestra di dialogo New Tracks troviamo due possibili scelte per le tracce audio. Audio, che è quella indicata prevalentemente per la voce, per la registrazione della voce, e Guitar or Bass, per registrare fondamentalmente strumenti elettrici collegati al computer tramite jack. Si differenzia dalla prima soprattutto per le patch associate, che comprendono effetti specifici e amplificatori virtuali. Quindi, nonostante noi andremo a registrare attraverso un microfono, scegliamo questo tipo di traccia perché voglio provare ad applicare all'organo effetti da chitarra. Se la parte inferiore della finestra di dialogo è chiusa, clicchiamo sul triangolo Details per aprirla. Selezioniamo il canale d'ingresso dal menu a comparsa Audio Input sulla sinistra, eventualmente attiviamo le opzioni a seguire. Per ora lasceremo accesa solo Load Default Patch e verifichiamo che il device di input sia corretto. Assicuriamoci che Output 1 più 2 appaia nel menu a comparsa Audio Output sulla destra. Eventualmente attiviamo le opzioni a seguire, ma per ora queste le lasciamo tutte spente. E per finire verifichiamo che il device di output sia corretto. E concludiamo cliccando su Create per creare la nostra traccia. Per ascoltare il suono dal microfono o dallo strumento quando andremo a registrare, attiviamo l'opzione Input Monitoring dall'intestazione della traccia. Andiamo a suonare o cantare controllando il livello d'ingresso nell'intestazione della traccia per essere sicuri che la traccia riceva il segnale audio, ma senza andare in clip, per evitare distorsioni non volute, ma che non sia neanche troppo bassa, perché poi alzando il livello si potrebbero amplificare troppo anche i disturbi di fondo. Andiamo ora nella library, scegliamo una categoria a sinistra e poi una patch sulla lista a destra. Thank you.
Ogni patch audio contiene uno o più effetti audio e può includere le mandate e altre impostazioni di routing. Ora siamo quasi pronti per registrare. Assicuriamoci che sia selezionata l'intestazione della traccia audio su cui vogliamo registrare e armiamo la traccia cliccando sul pulsante R della traccia. Logic Pro include anche un metronomo che ci può dare il click, utile per suonare a tempo durante la registrazione. Il metronomo può essere riprodotto durante la registrazione oppure può essere usato solo come count-in, riproducendo il click per una sola o anche più battute prima dell'inizio della registrazione, dandoci così l'attacco. Spostiamo la testina di riproduzione nel punto in cui vogliamo iniziare la registrazione. Quando siamo pronti, facciamo clic sul pulsante record della control bar per avviare la registrazione e iniziamo a suonare o eventualmente anche a cantare. Alla fine, per interrompere la registrazione, clicchiamo sul pulsante stop nella control bar. La registrazione appare come regione audio sulla traccia audio selezionata già durante la registrazione, come avete avuto modo di vedere, mostrando successivamente anche la forma d'onda. È possibile poi organizzare e modificare le regioni audio nella Tracks Area e modificarle in una vista ravvicinata nell'Audio Track Editor, ma questo lo approfondiremo in seguito. Possiamo a questo punto verificare se ci va bene la patch scelta inizialmente o cambiarla e regolare il volume della traccia in relazione alle altre. Mettiamo in solo, così andiamo a sentire un po' come cambia il suono scegliendo le varie patch. Accendiamo il cycle di questo pezzettino. Play. Ok, divertente. Poi capiremo anche come andare a cambiare direttamente i vari effetti e personalizzare i nostri suoni. È possibile anche registrare più take e creare dei comps, che sono i composite takes, con le parti migliori di ogni take, ma questa è un'altra storia.